It's a beach! Ciao a tutti, sono il vostro amichevole Zach Walker di quartiere e che dirvi? Questo video non lo volevo fare, sì, lo so che in molti iniziano così, ma io questo video veramente non lo volevo fare, ma ho deciso di farlo poiché il gruppo Telegram lo chiedeva spesso. Quindi vabbè, alla fine accontentiamoli, va bene, faccio questo video per dirvi cosa. Non so se lo sapete, ma probabilmente sì, di questo video che sta girando molto. Perché poi vabbè conosco anche l'editore, cioè no, la persona che ha pubblicato quel video, che vabbè l'ho conosciuto sul gruppo Telegram, e che dirvi, c'è questa clip di Marco Merrino che è molto, è diventata subito virale, in cui io e Marco Merrino ci incontravamo al idroscalo, diciamo che è stato l'episodio crossover, il primo episodio crossover della mia vita. Devo dire che come episodio crossover è stato veramente intenso, non avrei mai pensato di fare una cosa di questo tipo. Incontrare un VIP è una sensazione strana. Insomma, se io incontrassi Dario Moccia così a caso, andrei subito da lui e direi: "Uè, sono Zach Walker!" Insomma, non era una cosa architettata sul momento. Praticamente io stavo facendo una passeggiata sull'idroscalo e non mi aspettavo niente. Poi io, Marco Merrino, manco lo seguo. Io lo conosco solamente di fama, ho visto due suoi video così a caso alcune volte. E che succede? Io lo vedo, assieme a lui c'è il cameraman, che io all'inizio non pensavo manco che fosse suo fratello. Pensavo che fosse, boh, lo stagista, cioè il ragazzo che di sotto va a prendere il caffè. E io pensavo che fosse lo stagista, boh, vabbè. Quindi che succede? Io vado da lui, anzi in realtà prima non mi sono accorto che era lui, io ho pensato, vabbè, vedo che c'è appunto un ciccione. Gli occhiali e la barba, ho pensato, allora o è lui o è il tizio che le assomiglia. Se le assomiglia, cacchio, è veramente uguale. Se è lui, minchia, cazzo, ho davanti a me una leggenda. Cazzo, là devo andarci, devo fare una foto, qualcosa, apparire nella sua live. E che cosa ho fatto? Niente, sono andato. Ciao, sono Zach Walker. Cioè, che altro devo fare? Cioè, mettetevi voi nei miei panni. Voi state camminando per caso per strada e incontrate Dario Moccia. Che cosa fate? Non gli andate a chiedere qualcosa? Non andate a salutare? Oppure no, Vittor Laszlo. Allora, Vittor Laszlo sarebbe il mio sogno. Io lui lo adoro. Incontrare Vittor Laszlo sarebbe la cosa che vorrei fare di più nella vita. E che dirvi su quel video e sulla reaction che Mario ha fatto? Cioè, Mario è un altro YouTuber, anzi, uno streamer. Che in realtà io non conosco, a differenza di Marco Merrino e di suo fratello, Mario non lo conosco. Certo, manco suo fratello lo conoscevo, l'ho conosciuto lì sul momento. E mi ha fatto ridere una cosa, che è poi è stata l'unica cosa di cui ha parlato in quella reaction, cioè che ogni volta che si vedeva tipo uno famoso, come ad esempio Marco Merrino, tutti i fan vanno a salutare lui. E quindi lui aveva rectato sulla faccia del fratello di Marco Merrino che c'era rimasto male perché io non ho minimamente cagato di striscio. E io penso, ma invece di lamentarvi dicendo, beh, quando c'è Marco Merrino gli altri non contano niente, io penso, ma invece di dire cavolate di questo tipo, piuttosto fatevi un nome, fate qualcosa per cui diventate famosi come lui, fate qualcosa per cui diventate a suo livello e poi vediamo. Poi magari non so, un giorno incontro Mario, questo qui che non conosco, ma quelli del gruppo Telegram mi hanno detto che è un. Vabbè, non ve lo dico. E quindi che dirvi? Non vi lamentate. Insomma, cari Mario e il fratello di Marco Merrino. Ok, non siete famosi. Bene, fate qualcosa per diventarlo invece che lamentarvi. Questo è tutto ciò che ho da dirvi. E niente, ciao. Sono Zach Walker. Ciao, sono Zach Walker. Per chi non sapesse chi sono un montatore di video. Io faccio anche animazione. Tipo, qualche anno fa avevo fatto una versione animata di Batman Hush, il fumetto. Dico cancellato i vari video, ma di cui ne è rimasto uno solo e che potete ancora vedere su YouTube. Sono un montatore, studio montaggio. Faccio anche lo sceneggiatore, ho studiato sceneggiatura. Per studiarlo ho dovuto vedere Blade Runner 2049, V per Vendetta e altri film di questo tipo che in realtà me li hanno mostrati a scuola nel corso di sceneggiatura, quindi ovvio sto imparando a fare le sceneggiature. Nel tempo libero sceneggio i manga, cioè dei manga scritti e disegnati da me. A me piace un sacco scrivere e disegnare i manga.
Poi io su YouTube tendo a recensire film e serie TV oltre che fumetti. Ho anche un canale in cui recensisco film e fumetti. È un gruppo Telegram dove parlo con i miei fan che sono sempre molto entusiasti. E che dirvi? Vi invito a iscrivervi al mio canale e ad unirvi al gruppo Telegram. Questo è tutto e un saluto da Zach Walker.